Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova. Ben ritrovati cari amici telespettatori a un nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo dei nitrati, torneremo sulla questione del latte, l'accordo è scaduto proprio in questi giorni, ma parleremo anche del Vinitaly che ormai è alle porte e di molto altro. Entriamo subito nel vivo della puntata. Nitrati, sentiamo! La deroga alla direttiva nitrati da parte della Direzione Generale Ambientale della Commissione Europea per il quadriennio 2016-2019 prevede che le aziende agricole di Lombardia e Piemonte che lo richiederanno potranno superare il limite dei 170 kg di azoto per ettaro per anno, derivato da effluenti zootecnici, fino ad arrivare a 250 kg. Una buona notizia, ma uno dei problemi che rimane è quello del clima. Da una parte ci fa piacere, però... E secondo me dovremmo ritornare negli anni passati. E un esempio è stata quest'annata, questo inverno, no? Abbiamo visto che è un inverno non piovoso e c'era la possibilità di andare a cospargere i liquami nei campi e nel momento in cui c'è stata l'apertura abbiamo visto le piogge. Ormai i cambiamenti climatici sono talmente evolubili che non possiamo determinarli con dei regolamenti. Noi dobbiamo cercare di guardare il tempo come si faceva un tempo. Cioè, oggi abbiamo un periodo di non piovoso, di invernale, e quindi andiamo a cospargere i nostri liquami. Quindi non con periodi fissi dove c'è la possibilità di farlo, ma seguendo un po' di più la natura. Certamente, cioè, ormai... Vediamo, no? Passiamo dalla siccità ai momenti piovosi, alle alluvioni, trombe d'aria, cioè succede di tutto. E se finalmente anche l'Europa ha capito che l'inquinamento non arriva solo ed esclusivamente dalla zootecnia, la materia agricola gestita a livello comunitario non è sempre facile. Ma basterebbe essere un po' flessibili, cioè la flessibilità in base anche ai territori, in base a dove uno vive, la ruralità esistente, le produzioni, cioè... Non ci dovrebbe essere una linea ferrea uguale per tutti, perché l'estensione del territorio francese non rispecchia l'estensione quella italiana o quella tedesca, insomma. Ognuno ha le proprie peculiarità. Noi specialmente abbiamo un territorio in cui tra collina e montagna ne viene occupato parecchio e quindi abbiamo anche poco terreno coltivabile, abbiamo costi superiori, abbiamo tante cose ben diverse dagli altri, come altri non hanno cose uguali alle nostre. Quindi secondo me bene una linea guida, ma alla fine servono quelle flessibilità per andare incontro ai territori. Stiamo lavorando affinché la filiera assorba un esubero di circa 2.800 quintali al giorno, pari allo 0,6% della produzione di latte della Lombardia.
La situazione è molto complessa perché i mancati ritiri da venerdì 1 aprile metteranno in crisi diverse aziende zootecniche. A dirlo l'assessore all'agricoltura della Lombardia Gianni Fava al termine del tavolo latte convocato il 30 di marzo a Mantova per fare il punto della situazione sui volumi degli esuberi di latte, il cui ritiro ad oggi non sarebbe confermato a partire da venerdì 1 aprile, data di avvio dell'annata lattiero casearia 2016-2017. Oltre all'assessore Fava hanno partecipato all'incontro le organizzazioni agricole Assolatte, AOP Latte Italia e le organizzazioni di produttori, consorzi di tutela del grana padano e parmigiano reggiano. Auspico che la filiera possa presentare proposte operative di immediata applicazione, dichiara Fava, perché temo conseguenze di ordine pubblico. Alcuni allevatori invitano a boicottare i marchi di alcune multinazionali con sede tra Lombardia ed Emilia-Romagna e il livello di esasperazione è pronto ad esplodere. L'allerta è dunque massima, ma Regione Lombardia è pronta a farsi carico della propria parte. Fava, il giorno prima del tavolo sul latte, aveva incontrato alcuni allevatori di Lombardia, Piemonte e Liguria. Ho raccolto l'appello di una ventina di allevatori provenienti dalla Lombardia, ma anche dal Piemonte e dalla Liguria, fortemente preoccupati di cosa succederà al latte al 1 di aprile. È evidente ormai a tutti che quando le questioni approdano a Roma si incagliano nel nulla e non trovano soluzione, con gravi danni a chi produce. Ancora oggi dagli allevatori è giunta la conferma che il MIPAF è assolutamente assente su un problema che, come il latte, ha una portata mondiale. L'assessore Fava ha ribadito che la questione del prezzo continuerà ad essere gestita a Roma, dal momento che sarebbe istituzionalmente scorretto togliere la competenza al ministro. In giunta regionale al governatore lombardo Roberto Maroni verranno invece comunicati gli sviluppi della situazione della filiera lattiero-casearia, con l'intenzione di condividere un percorso di intervento rapido e scongiurare il mancato ritiro del latte dalle stalle. Vinitaly 2016 è alle porte. Quali sono le iniziative del consorzio per questa importante vetrina? Beh, sicuramente è stato quello di raccordare le aziende per portarle il maggior numero possibile. Quest'anno 10 aziende tra zona dell'Ambrusco e zona della Collina, quindi saranno presenti a Vinitaly, e il consorzio metterà comunque in degustazione tutti i prodotti delle varie aziende associate. Quindi ci sarà una degustazione non stop, quindi partendo dalla domenica tutti i giorni ci sarà a disposizione di questi banchi di assaggio, in modo tale che l'avventore, l'interessato, il buyer abbia la possibilità di conoscere quelli che sono i vini mantovani. In più, in accordo con Verona Fiere, ci saranno anche alcune degustazioni mirate per buyer stranieri che Verona Fiere ha contattato, perché vi sia sicuramente la maggiore evidenza del vino italiano in generale, ma in questo caso del vino mantovano. Quali sono i mercati dove ci si può espandere? A quali puntate? Allora, senza nulla togliere il mercato sotto casa, che comunque rimane per le aziende mantovane un grande mercato, quindi il core business rimane sulle aziende sul territorio nazionale, poi ci sono anche altri paesi quali la Germania, la Francia, la Svizzera, paesi dell'est, non per ultimo i paesi orientali, quindi parliamo di Cina, oppure verso la zona del Brasile, del Sud America, che richiedono moltissimo l'Ambrusco, è la zona un po' vocata, quindi un'apertura a 360 gradi verso tutti i mercati anche esteri. Com'è stata quest'annata? Beh, sicuramente il 2015 con il grande caldo, adesso che oramai, no, come si suol dire, a bocce fermo o vino fermo, diciamo che è stata più buona di quello che noi pensavamo. Quindi la vendemmia si è effettuata nei tempi canonici, quindi portando le uve alla maturazione, allo stadio di maturazione ottimale, e anche i vini che ormai sono già immessi al consumo, almeno per quanto riguarda i vini giovani, sono comunque ottimi vini, quindi l'annata è un'annata che non è eccezionale, ma comunque rimane una buona annata. Qualche chicca del Vinitaly 2016 per i vini mantovani? Beh, dicevo, qualche novità sicuramente sarà questo appuntamento con buyer stranieri, e poi sicuramente qualche azienda che presenterà qualche prodotto, credo anche nuovo, qualche modo di presentarsi anche nuovo da parte delle aziende. Poi non possiamo dire oltre, perché come lo si vedrà a Vinitaly.
annata 2015 molto buona per i vini dell'Alto Mantovano che si apprestano a presentarsi al Vinitaly 2016. Un altro Vinitaly si sta avvicinando. Com'è stata quest'annata? L'annata 2015 è stata un'annata eccezionale. Credo sicuramente una tra le migliori negli ultimi 30 anni. È andata molto bene sia per i vini bianchi che per i vini rossi. In modo particolare i vini ottenuti da un blend di uve, cioè da più uve messe insieme, si evidenzia ancora un'esaltazione dei caratteri, dei profumi e della sapidità di questo vino, perché ogni varietà esalta al meglio le proprie caratteristiche. Il Vinitaly è una vetrina sempre molto importante per presentare i propri prodotti. Il vino italiano è uno dei pochi settori dell'economia che comunque ha tenuto nonostante la crisi. Voi lavorate tanto anche con l'export, quindi con l'estero. Diciamo tanto no, bisognerebbe lavorare di più. Noi infatti stiamo investendo parecchio sull'estero, in modo particolare in Germania e negli Stati Uniti. Per fortuna che c'è l'estero, perché altrimenti il nostro vino chi lo beverebbe? Devi pensare che il 50% della produzione deve essere esportata, che noi produciamo circa il 50% in più di quello che è il nostro consumo annuale. Quindi gli italiani bevono poco? Molto poco. Se pensiamo che dal 1970 il consumo pro capite era di 120 litri annui, quest'anno nel 2015 eravamo arrivati a 37 litri. Il fatto è dovuto prima all'etilometro, e quindi la gente ha paura di bere, e poi negli ultimi 5-6 anni alla crisi che ha selezionato bene i consumatori. E se per questa edizione del Vinitaly i protagonisti saranno i vini nati da mescolanze di uve bianche e rosse che hanno permesso di esprimere al meglio le caratteristiche di aromi e profumi, si avvicina sempre di più la concretizzazione di un vino che identifichi l'Alto Mantovano, come il Lambrusco fa per il Basso. Siamo forse arrivati, non dico al traguardo, ma abbiamo intrapreso la strada giusta. Stiamo facendo delle sperimentazioni. Dal 2000, con la vendemmia 2017, ci sarà il nuovo disciplinare e di conseguenza anche il nuovo vino che vogliamo produrre e che rappresenterà il territorio. Idee sul nome o ancora top secret? Il nome è ancora top secret. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via! Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Torniamo a parlare di Vinitaly e vediamo qualche appuntamento di questa 50ª edizione. Tutto pronto per l'edizione numero 50 di Vinitaly, il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati. 115 gli eventi in programma alla Fiera di Verona dal 10 al 13 di aprile, che comprendono incontri, degustazioni e convegni. Vediamo insieme qualche appuntamento. L'inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità è prevista per domenica alle ore 11. Sempre domenica, mezz'ora dopo, si parla di vini unici al mondo da vitigni autoctoni italiani. Alle 15 invece è previsto 50 anni di vino al femminile. Alle 9.30 di lunedì, il futuro del vino italiano tra tutela dei vitigni autoctoni e valorizzazione dei territori. Alle 10.30 invece si parla di reati in materia agroalimentare, prospettive di riforma, controlli ed evoluzione del settore vitivinicolo. Alla stessa ora poi ci si interrogerà sul vino italiano sugli scaffali della grande distribuzione italiana ed estera. Alle 15 invece la riflessione verterà sul mercato europeo del vino biologico con le strategie di sviluppo e internazionalizzazione. Martedì 12 aprile alle 10.30 protagonista sarà l'olio extravergine di oliva di qualità con informazioni per tutelare consumatori e produttori. Alle 11.30 poi occhi puntati sulle grandi vigne d'Italia, suolo, vitigno, clima e sapere, dove nasce il racconto del vino. Alle 15 il vino italiano come un patrimonio da assicurare e i 50 anni di Vinitaly in 5 vini. Sempre alla stessa ora, donne del vino, presente e futuro del vino al femminile. Mercoledì 13, giornata conclusiva, alle 15 come abbinare cibo e vino. Molti focus sui vari mercati esteri come Canada, USA e Cina.
e moltissime le degustazioni, oltre ai vini italiani anche di quelli spagnoli, sloveni e non solo. Vinitaly si svolgerà a Verona dal 10 al 13 di aprile. Tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione su www.vinitaly.com. La giunta regionale, con uno stanziamento di 60.000 euro destinati all'Istituto Zooprofilattico, ha approvato il piano regionale straordinario di sorveglianza del rischio aflatossine nella catena alimentare di produzione del latte e dei prodotti a base di latte. Il provvedimento si è reso necessario poiché l'andamento meteorologico della seconda metà del 2015 ha creato le condizioni climatiche che favoriscono il rischio di contaminazione. Per la ricerca di aflatossina nel latte, per i controlli aggiuntivi previsti dal piano, viene consentito l'utilizzo di test rapidi immunoenzimatici come test di screening che si affiancheranno ai regolari controlli definiti sia dalle aziende di produzione che dagli impianti di trasformazione. Vengono previste attività di assistenza agli operatori e all'associazione dei produttori per formarli e sensibilizzarli alla problematica. Vengono inoltre introdotti controlli sulle partite di latte provenienti dall'estero. Moderato ottimismo, seppur con prudenza, al tavolo di monitoraggio della disponibilità idrica nel Mantovano, dopo i forti timori dei mesi scorsi che avevano portato a ridurre la portata della diga di Salionza a 9 metri cubi al secondo, la situazione attuale è decisamente cambiata. I consorzi di bonifica riuniti a Palazzo di Bagno hanno infatti comunicato che si stanno attrezzando per consentire agli agricoltori di irrigare le coltivazioni, molte delle quali seminate da poco. Contestualmente la portata della diga di Salionze salirà a 30 metri cubi al secondo. Se si avranno invece precipitazioni abbondanti da qui al 6 di aprile, l'inizio delle irrigazioni sarà posticipato di una settimana. A far mutare un quadro le precipitazioni di fine inverno, l'aumento delle invasi dei laghi e la neve che inizia a sciogliersi. Vi sono ancora dei deficit, il lago di Garda ad esempio ad un meno 6% rispetto alla media storica, ma si ha un quadro meno preoccupante rispetto agli anni più siccitosi, come ad esempio fu nel 2007. Si allarga la moratoria dei debiti con le banche. Dopo l'accordo tra Ministero delle Politiche Agricole e ABI, il gruppo Intesa San Paolo ha deciso di estendere i benefici per ulteriori 12 mesi, portando così la misura a 42 mesi per la filiera lattiero-casearia e a 24 mesi per l'intero settore agroalimentare. Si tratta di un altro passo in avanti a favore delle aziende agricole che nasce dal costante impegno di Coldiretti per creare una rete di sostegno al settore provato da un drammatico crollo dei prezzi all'origine, ha detto Ettore Prandini, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Coldiretti Lombardia. Il potenziamento della moratoria sui debiti, spiega la Coldiretti regionale, diventa ancora più strategico in un territorio come quello lombardo che produce più del 40% di latte italiano, raccoglie il 42% di tutto il riso coltivato a livello nazionale e rappresenta il 40% dei prodotti suinicoli italiani. L'intero comparto agricolo offre lavoro a più di 79.000 persone e genera oltre il 10% dell'intero PIL regionale. L'appuntamento è per mercoledì 6 aprile dalle 9.30 alle 18.30 a Cascina Basalganella di Ceresara, quando il Consorzio Agrituristico Mantovano organizza un incontro informativo rivolto agli insegnanti della scuola primaria e alle fattorie didattiche mantovane. La scuola in campo, ruoli e possibilità per la scuola e il territorio, questo è il titolo dell'incontro. La giornata formativa è realizzata nell'ambito delle iniziative progettuali di educazione alimentare e lotta allo spreco, organizzate e promosse con la collaborazione di ERSAP Lombardia. Il corso sarà gratuito per gli insegnanti che vorranno aderire e permetterà il rilascio di un attestato formativo di partecipazione. Per informazioni e adesioni contattare il Consorzio Agrituristico Mantovano. E per questa puntata è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di sabato e sempre alle 21.15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova.
Alla Cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato, a Casteldario, Mantova.